Buonasera a tutti voi, cari amici telespettatori. Si apre il sipario sulla puntata 504 di Safe Drive. Nella prima parte del nostro appuntamento andremo a provare la versione AVD, quindi a trazione integrale, della piccola SUV di casa Ford, la EcoSport. E per l'occasione la nostra redazione l'ha testata in una delle località più esclusive d'Italia, Cortina d'Ampezzo. Passeremo poi ad un'altra vettura che fa dell'off-road il suo elemento ideale, mi riferisco all'Audi A4 All-Road, testata dalla redazione nella prova su strada settimanale. E poi tanti approfondimenti, tante news, tante cose interessanti che scoprirete soltanto se rimarrete incollati al nostro televisore, al vostro televisore. La Ford EcoSport, che continua ad avere un alto livello di gradimento da parte degli automobilisti, adesso aggiunge l'utile al dilettevole. Quando è arrivata sul mercato era vestita da crossover e aveva la ruota di scorta a vista sulla porta posteriore tipo fuoristrada. Un vestito da off-road, ma non offriva la trazione integrale. Poi è stata sottoposta a una continua evoluzione. La ruota di scorta a vista è sparita, lo stile è stato rivisto e l'EcoSport di oggi ha allineamenti da SUV ispirati a quelli delle più grosse auto da tempo libero Ford, la Kuga e l'Edge. Insomma, adesso è una vettura completamente nuova e anche sofisticata, perché il pacchetto che Ford offre per la EcoSport viene ulteriormente arricchito con una nuova motorizzazione e soprattutto con la nuova trazione integrale. Una scelta coraggiosa, poiché non sono molti i costruttori automobilistici che hanno in gamma questa soluzione su modelli economici di questa categoria. La trazione integrale è disponibile con la nuova motorizzazione 3 cilindri 1,5 litri turbo diesel da 125 cavalli, abbinata a un cambio manuale a 6 marce. L'incontro tra il nuovo turbo diesel, in regola con le norme Euro 6.2, e la trazione integrale dà buoni frutti, a cominciare dalla brillante risposta ai bassi regimi e dalla vivacità che manifesta da 1500 a poco meno di 4000 giri. Una soluzione che, secondo i dati Ford, garantisce costi di esercizio contenuti, piacevolezza di guida nell'utilizzo urbano e anche in fuoristrada. Una compatta 4x4 che ha una missione precisa, l'aspirazione di rappresentare una soluzione a chi deve affrontare percorsi off-road non estremi e di soddisfare chi cerca una compatta a ruote alte adatta a disimpegnarsi con una certa disinvoltura sulle strade bianche, siano esse sterrate o coperte dalla neve. Una vettura sicura e spaziosa con consumi ridotti. Una 4x4 che si muove a suo agio nella giungla cittadina e che se la cava fuori strada. Offerta in tre allestimenti, Plus, Titanium, ST-Line, a prezzi di 24.000, 26.250 e 28.500 euro. Ma una promozione in fase di lancio rimodula il listino. 19.500 euro per la Plus, 21.250 la Titanium, 23.500 la ST-Line. Oggi si parla un po' di storia, non sono proprio la persona più indicata, ve lo dico, però una data me la ricordo bene, 3 marzo 1980. Cosa succede? Al Salone di Ginevra Audi presenta l'Audi 4, quindi trazione integrale, l'inizio di una grande storia che si svilupperà nel mondo delle corse, dei rally in particolare, ma soprattutto nel prodotto. Oggi abbiamo qui proprio l'ultima versione della 4 All Road. Cosa possiamo notare? Beh, alcune caratteristiche tipiche di questa versione. Quindi la maggiore altezza da terra, 34 mm, la calandra, ovviamente single frame con i listelli cromati, i passaruota che sono ovviamente più grandi, più evidenti, più muscolosi e un diverso paraurti posteriore. Ma non è tutto qui, perché naturalmente lo sappiamo che Audi è abituata a nascondere un po' sotto la pelle la sostanza più importante dei propri modelli e sarà quello che oggi vorremmo raccontarvi. Novità tecniche importanti, cambio S-Tronic, un cambio a doppia frizione, automatico naturalmente, 7 rapporti. Però attenzione, la novità qual è? È che c'è un nuovo sistema, si chiama 4 Ultra e fondamentalmente ha introdotto nella gamma Audi una trazione integrale on demand. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'auto non funziona sempre con le 4 ruote motrici, ma anche con le 2 ruote motrici.
L'elettronica gestisce tutto. I vari sensori di bordo sono in grado di percepire se anche una singola ruota perde aderenza con circa mezzo secondo di anticipo rispetto a quando ciò avverrà realmente. Le prestazioni sono interessanti, 190 cavalli a 3800 giri. Ancora più importante, come sempre, per quanto riguarda la guidabilità e la fruibilità di questo veicolo, è la coppia 400 Nm a 1750 giri, una coppia molto molto ampia che quindi sin dal basso ci consente di avere una regolazione particolarmente fluida e costante. Un compromesso? Tra un SUV e una station wagon? Sì, lo confermiamo anche alla guida di questa Audi A4 All-Road. Naturalmente in questa fase stiamo viaggiando tranquillamente su una strada asfaltata, quindi ben levigata, ma sappiamo che questa vettura chiaramente ha il potenziale per esprimersi anche su fondi molto molto più impegnativi. Insomma, non si esagera naturalmente con il fuoristrada, però a livello di sicurezza, soprattutto se dovessimo trovare un fondo innevato, dobbiamo dire che in questo caso le quattro ruote motrici, il sistema AD4 Ultra, fa il suo e riesce a trarre d'impaccio anche magari chi non è così esperto. Siamo arrivati quindi al termine di questo test della prova dell'Audi A4 All Road, lo ricordo, col cambio automatico S-Tronic, la trazione integrale 4 Ultra e naturalmente il motore diesel da 190 cavalli. Pregi e difetti? Ma qualche difetto potremmo notare in questo caso, che l'abitabilità anteriore è molto buona, decisamente più sacrificata quella posteriore. Invece, nonostante le dimensioni compatte, la lunghezza complessiva è di 4,7 m, dobbiamo dire che il bagagliaio offre un volume di carico piuttosto interessante, si parte da una base di poco al di sopra dei 500 litri. Concludiamo con il prezzo di questa versione specifica, che è di 48.950 euro, possiamo dire in linea con quelle che sono le principali concorrenti in questo particolare segmento di mercato. La mobilità elettrica rappresenta il futuro, ma non per il marchio Renault, che ha presentato un'intera gamma a zero emissioni già nel presente, ed uno di questi esemplari ha raggiunto il nostro studio. Buonasera anche da parte mia. Vado subito a salutare il nostro ospite al quale do il benvenuto. Saluto a Francesco Fontana Giusti, direttore delle relazioni esterne di Renault Italia. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, una puntata che guarda al futuro, perché qui in studio abbiamo con il nostro ospite una vettura che, rappresenta un po' una sorta di antesignana per quello che riguarda il mondo elettrico, ma è anche un po' la chiave di volta per tutte quelle che sono le caratterizzazioni, gli sviluppi che stanno avendo le vetture a zero emissioni, che chiaramente strizzano sempre più l'occhio a un'autonomia sempre più estesa. Quindi qui in studio con noi una Renault Zoe, che per Renault chiaramente ha rappresentato, come dicevo, tanto per quello che è l'inizio di questa storia, ma che può essere un ottimo punto di partenza per il futuro. Sì, guardiamo al presente, non più tanto al futuro, perché è dal 2005 che abbiamo iniziato a pensare fully electric, perché nel 2005 al Salone di Ginevra l'ex direttore creativo presentò la Zoe City Car, penso a un concept già nel 2005, già 13 anni fa. E nel 2009 al Salone di Francoforte, se ricordo bene, un'altra versione, è la prima versione con motore elettrico alimentato con batterie al ioni di litio, il nuovo motore, l'R110, che dà più prestazioni, ma anche una vettura che offre l'autonomia record in assoluta nel segmento, parliamo di 300 km WLTP, che è la nuova procedura di omologazione dopo i problemi che ci sono stati sul discorso del diesel. Oggi abbiamo 300 km di autonomia reale, che è veramente un valore molto importante per una city car, era chiamata nel 2005, e oggi può uscire dalla città con tanta facilità. Altro aspetto determinante quando si acquista una vettura elettrica, quando ci si avvicina a questo nuovo tipo di tecnologia, è il tempo di ricarica. Cioè
l'automobilista, il consumatore deve forse sottostare a due importanti aspetti, che sono la velocità appunto di ricarica e la facilità di utilizzo della ricarica. Ma il 35% della gente non acquista la vettura elettrica per un discorso di infrastruttura, ma infrastruttura vuol dire anche i tempi di ricarica, per un discorso di autonomia. Allora, se noi guardiamo l'autonomia, ne abbiamo parlato, 300 km, poi c'è il discorso della ricarica. Da una parte la modularità di ricarica, e la Zoe ha una tecnologia estremamente utile, che è il caricatore Chameleon, che permette di attaccarsi a ogni tipo di corrente alternata, che sia monofase o trifase, dai 3,7 kW fino ai 43 kW. E parlando di tempi, appunto, con l'economia 43 kW, questa vettura, con il nuovo motore, dunque estremamente prestazionale, ci vuole 1 ora e 40 per recuperare l'80% dell'autonomia. Cosa vuol dire? 240 km di autonomia reale in 1 ora e 40. Con le colonnine EVA Plus, che sono state appunto messe sui percorsi autostradali da Enel in collaborazione con noi, ci vuole 30 minuti per avere 120 km. Dunque vedi che l'evoluzione per quanto riguarda ricarica e infrastruttura sta andando avanti velocemente. Altro tema, direi, da evidenziare è il discorso legato alle batterie, no? Le batterie sono sempre state un po' un tema di dibattito per l'auto elettrica per due ragioni: i costi, ma anche l'ingombro che poi portavano all'interno proprio della struttura del veicolo, che toglieva inevitabilmente spazio a bordo. Hai ragione, la batteria è il costo più importante di un veicolo elettrico, per questo oggi un veicolo elettrico costa più di un veicolo termico. Ma noi già dal 2012, quando abbiamo lanciato la Zoe, abbiamo pensato al cliente e abbiamo proposto la formula del noleggio batteria. Cosa vuol dire? Questo dà chiaramente due benefici, perché riduce il gap di prezzo tra termico e elettrico, perché la batteria, essendo notevolmente costosa, con 69 euro al mese per una percorrenza di 75.000 km all'anno. Questo è l'inizio della formula, ci sono varie formule. E dunque il noleggio batteria, da una parte, riduceva il prezzo di listino tra termico ed elettrico, ma soprattutto rassicurava il cliente sulla nuova tecnologia, dunque elettrica, perché la batteria rimane di proprietà Renault, e se la batteria perde efficienza viene rimpiazzata gratuitamente da Renault. Noi abbiamo comunque comunicato con l'Alleanza veramente uno sviluppo molto rapido di questa tecnologia, perché entro il 2022 passeremo l'autonomia da 300 a 500 reali, e 500 ti permette di fare quasi un Roma-Milano senza problemi. Poi i costi della batteria saranno ridotti del 30%, saranno ridotte le dimensioni della batteria, e il terzo punto era i tempi di ricarica, di cui abbiamo parlato prima. Noi abbiamo comunicato che nel 2022, l'Alleanza ha comunicato che ci vorranno 15 minuti per recuperare 230 km di autonomia. Dunque veramente un tempo rapidissimo. Per 2022 è un po', come dire, il punto di arrivo per diverse aziende che operano in questo mercato. La sensazione però può sempre la stessa, no? Cioè un settore automotive che viaggia veramente in termini di sviluppo in maniera molto veloce, ma poi però in realtà le infrastrutture non riescono a tenere al passo questa velocità. Enel, stiamo lavorando con loro per varie soluzioni. Allora, il discorso di uscire la vettura elettrica dalla città lo abbiamo fatto con EVA Plus, 180 colonnine entro brevissime saranno impiantate sulle grasse strade, sulle autostrade, e lì ci vuole, se non sbaglio, 30 minuti per avere veramente tanti tanti chilometri, dunque la pausa di un caffè. Questo è molto molto utile. Poi abbiamo un altro progetto che inizierà a fine 2018, che si chiama Via Flex E, un progetto che prevede l'installazione sull'autostrada di colonie ultrapotenti, parliamo di 150 fino a 350 kW. Dunque veramente stiamo andando molto veloce per rendere la vettura elettrica sempre più fruibile. E infine Enel ha comunicato, sai che sono poche le colonnine oggi sul territorio nazionale, certo, che entro il 2022, sempre la stessa data, 14.000 colonnine saranno sul territorio italiano. È un numero che diventa decisamente molto importante. Grazie Francesco ancora, e un saluto da parte mia, continuiamo pure con Safe Drive. Ford Fiesta ST è la protagonista autunnale dell'iniziativa Tester per un giorno, ideata e curata da Safe Drive in collaborazione con Automobilismo, Pit Stop Advisor e il giornale.it.
Vediamo insieme nella prossima clip quali sono le caratteristiche di questa vettura sportiva di casa Ford e le modalità di iscrizione. Nuova Ford Fiesta ST monta il 1500 3 cilindri EcoBoost, l'ennesimo miracolo di questo motore che non smette di sorprendere. 200 cavalli e 290 Nm, 232 km/h di velocità massima e da 0 a 100 in 6,5 secondi, numeri impressionanti, ma il vero piacere emerge alla guida. Fiesta ST viaggia incollata all'asfalto emettendo un sound coinvolgente, quello che non ti aspetti da un 3 cilindri. Per la prima volta su una ST troviamo il selettore modalità di guida, da Normal a Track, passando per la configurazione Sport. In sostanza Fiesta ST non solo stupisce nelle prestazioni, ma diventa perfino versatile, riuscendo a contenere i consumi quando si decide di guidare rilassati. Se vuoi avere l'opportunità di testare in prima persona Fiesta ST, iscriviti attraverso i siti dei media partner dell'iniziativa Test per un giorno. Potrai così realizzare un servizio televisivo che andrà in onda in una delle puntate di Safe Drive e che sarà poi caricato all'interno del magazine Fuori Giri della pagina motori di ilgiornale.it. Ma non solo, firmerai due articoli che saranno pubblicati dal mensile Automobilismo ed il portale pitstopadvisor.com. La seconda parte di Safe Drive riprende con un approfondimento dedicato alla vettura più lussuosa del marchio francese DS, ovvero al SUV DS7 Crossback PureTech 225, equipaggiata con il nuovo cambio automatico e AT8. Poi saliremo a bordo invece della nuova Fiat 500X, la vettura tanto amata dagli italiani, rinnovata nella sua versione crossover con ulteriori dettagli stilistici. E non solo, perché saliremo a bordo anche di Jimny, l'icona del fuoristrada griffato Suzuki che si slega dal passato per abbracciare il presente con uno sguardo rivolto verso il futuro. Ci sposteremo poi a Genova, dove durante il Salone Nautico Honda ha presentato il nuovo CRV, che oggi unisce maggiore raffinatezza, dinamiche migliorate grazie a una serie di aggiornamenti e innovazioni che lo rendono davvero unico. Il nuovo Honda CRV ha un motore a benzina turbo VTEC da 1.5 litri, offre una guida coinvolgente con un'estrema solidità sia in autostrada che sulle strade meno trafficate e quindi anche off-road. Prima di tutto questo però diamo spazio alle consuete news preparate dalla nostra redazione. Citroën 2 cavalli, un mito dell'auto che celebra 70 anni, un'utilitaria indimenticabile nata da un'idea semplice ma assolutamente geniale. La piccola francese fu progettata con l'esigenza di dare alla gente un'auto economica, affidabile e versatile. Una vettura adatta a tutti grazie a una meccanica semplice, tanto spazio, un peso piuma e prestazioni basiche che consentivano costi di esercizio irrisori. La 2 cavalli ottenne un successo internazionale e ancora oggi è apprezzata da chi la usa per gli spostamenti quotidiani e da moltissimi collezionisti. Appartengono ad altrettanti entusiasti amatori di questo veicolo le 12 2 cavalli che hanno sfilato sulle colline toscane nei dintorni di Sinalunga. Diverse le versioni che hanno partecipato a questo raduno, anche le più spettacolari e iconiche Soleil e Charleston, che ha fatto scoprire a giovani e bambini una delle più simpatiche e amate Citroën di tutti i tempi. Occhi di nuovo puntati sulla DS7 Crossback che non finisce mai di stupire. La SUV di categoria premium conferma le sue ambizioni, rappresentare il top di ciò che il lusso transalpino è capace di offrire. Perché di certo una cosa è sicura, con una DS ormai non si passa inosservati. Ogni dettaglio è una piccola opera di design e di alto artigianato. A partire dai fari anteriori formati da 3 bulbi che ruotano a ogni accensione, creando un singolare effetto scenografico. Un altro esempio, l'orologio analogico firmato BRM, che campeggia al centro della plancia e che oltre all'ora dà l'esatta idea di quanto DS voglia distinguersi. A completare il già ricco pacchetto DS7 Crossback viene ora introdotto un nuovo motore PureTech. Si tratta di un 4 cilindri turbo benzina 1598 cm3 di cilindrata che sviluppa 225 cavalli e 300 Nm di coppia.
Un dato eccellente quest'ultimo, ottenuto lavorando sulla tecnologia Twin Scroll che permette di ottenere pressioni altissime, anche di oltre 250 bar, e di ridurre al minimo il turbo lag. A mettere in evidenza le tante qualità di questo 1006 contribuisce anche un nuovo cambio idraulico a 8 rapporti con convertitore di coppia, che consente l'utilizzo delle levette dietro al volante, pratiche per scalare marcia quando si usa il freno motore o nelle staccate. Il nuovo motore è stato aggiornato tagliando i consumi e abbattendo le emissioni inquinanti. DS dichiara che, nonostante le dimensioni considerevoli, è lunga 457 cm e il peso della vettura 1420 kg. I consumi rimangono contenuti, oltre 16,5 km con un litro di verde nel ciclo combinato. Sul lato emissioni, il PureTech rispetta la normativa Euro 6.2 ed emette 135 grammi di CO2 ogni chilometro. Oggi il benzina è una motorizzazione particolarmente richiesta nel mercato italiano, 225 cavalli sono motori di alte prestazioni che un cliente premium va a richiedere, quindi aver completato la gamma dei motori diesel con un ultimo tassello che si aggiungerà nella fine dell'anno con il Blue HD 130 cavalli in versione automatica 8 rapporti, l'inserimento del 225 cavalli PureTech sempre con cambio automatico 8 rapporti e nel primo semestre 2019 con la versione e-Tense è nel mondo DS il plug-in hybrid da 300 cavalli 4x4 con cambio automatico 8 rapporti, fa sì che l'insieme delle motorizzazioni fornite e offerte sul mercato italiano per la DS7 Crossback ci pongono al massimo dei livelli all'interno del mercato premium. L'ultima DS è il modello che consente al nuovo marchio di lusso parigino di fare un deciso salto di qualità. I programmi sono ambiziosi, da qui al 2023 un lancio all'anno di modelli ecologici, ossia veicoli ibridi ed elettrici, con l'obiettivo di diventare il primo marchio del gruppo Peugeot Citroën a utilizzare i motori e-Tense. Il primo passo è per ora la DSX e-Tense, una supercar mossa al 100% da motori elettrici e che prende molta tecnologia dal mondo della Formula E. La DS7 Crossback, DS7 PureTech 225 cavalli con cambio automatico a 8 velocità costa nella versione So Chic 38.050 euro. La lunga tradizione della Suzukina, la piccola grande fuoristrada, arriva alla sua quarta generazione. Dopo quasi 50 anni di evoluzione, Jimny matura soprattutto nella qualità e nella comodità, conservando le sue doti. Rimane l'unica vettura sotto i 4 metri ad avere le capacità di un vero e proprio off-road. Questo grazie alla sofisticata trazione integrale che le permette di arrampicarsi con facilità nonostante a spingere ci sia un piccolo 1500 di cilindrata aspirato da 102 cavalli, capace però di sfruttare al meglio la coppia di 130 Nm. Il 4 cilindri è stato scelto per i consumi contenuti, che secondo i dati ufficiali si attestano mediamente tra i 15 e 14 km per litro di verde a seconda del cambio, manuale a 5 rapporti o automatico a 4. L'interno è più spazioso e ha un aspetto che si addice tipicamente a una fuoristrada. Stile minimalista, poco spazio al superfluo, il sistema multimediale e il controllo del clima sulla console centrale fanno da protagonisti. La ricerca della comodità è stato un aspetto fondamentale nella realizzazione dell'abitacolo, che ora è ben insonorizzato e arredato con poltroncine confortevoli. Abbiamo migliorato la rigidezza torsionale, in particolare sotto l'aspetto delle traverse, che sono tre nuove, due orizzontali e una AX, che permette di mantenere, grazie alla sua rigidezza, le quattro ruote sempre ben poggiate a terra anche in passaggi difficoltosi di fuoristrada. Il telaio a traliccio consente anche angoli caratteristici, angoli fondamentali di valore record, sono 37, 28 e 49 rispettivamente l'angolo di attacco, dosso e uscita. Per i meno tecnici significa valori record, che permettono di attaccare gli ostacoli fuoristradistici più estremi. Jimny rimane comunque un veicolo pensato per un impiego specifico su strade impegnative e sterrate, che però mostra le sue qualità anche su strada, dimostrandosi facile nell'utilizzo e con un'ottima visibilità, soprattutto grazie alle dimensioni ridotte e all'altezza della seduta.
Lo stile si ispira alla prima generazione di Jimny. È semplice e puro. Poche linee corrono attorno alla vettura, lasciando spazio ad ampie superfici estremamente pulite. Paraurti e passaruota pronunciati per dare forza e carattere. E naturalmente la ruota di scorta sul portellone posteriore. L'anteriore ha un disegno iconico, due semplici gruppi ottici e la tipica griglia a 5 fori che ci riportano direttamente alle prime generazioni. Un modello unico, come è unico l'allestimento e il prezzo. 22.500 euro per tutto ciò che Jimny può offrire. Rimangono come optional esclusivamente la scelta del colore e il cambio automatico, rispettivamente disponibili al prezzo di 400 e 1.500 euro. It always runs back, but it's never quite the same. Kosuke Yoshida non commenta, constata. È una figura laterale tra quante compongono il coro che accompagna la nascita della nuova serie di un'auto iconica, la Honda CR-V. Ma è una figura chiave per capire quanta intensità i giapponesi infondano nella missione di produrre automobili. Yoshida, assistente del presidente in Honda Motor Europe Italia, ha il compito di assicurarsi che tutto proceda come deve, che alla perfezione delle auto corrisponda alla perfezione dei gesti di chi le presenta, propone, vende e, quando serve, ripara. Perciò raccontare la nuova Honda CR-V, giunta alla quinta edizione dal lancio del 1995, è compito quanto mai facile. Non si tratta altro che dell'ultima, rivoluzionaria edizione della SUV Honda, la più venduta al mondo tra il 2013 e il 2017. Un'auto che non ha bisogno di presentazioni e che si rivolge a un club di appassionati, diffusa dal suo apparire in Italia in 65.000 esemplari, ha come obiettivo di vendita 1.500 unità nei primi 12 mesi. Poche per un'auto così importante, tanto che viene da pensare che forse anche la clientela deve corrispondere al dogma, come se il signor Kosuke Yoshida debba approvare ogni singolo acquirente della CR-V. Per noi di Honda è un grosso orgoglio lanciare la nuova versione, la nuova CR-V che rappresenta il SUV più venduto al mondo fino all'anno scorso in una versione completamente rinnovata sia in termini di piattaforma che di alimentazione. Il primo motore che arriverà sul mercato italiano è il motore 1.5 turbo benzina da 173 cavalli e 193 cavalli con il cambio CVT. A partire da gennaio-febbraio 2019 commercializzeremo anche la versione ibrida di seconda generazione. Le novità sono tante. La più evidente è che, grazie a un interasse aumentato di 3 cm su una lunghezza della carrozzeria invariata, lo spazio a bordo è superiore e per la prima volta si può scegliere una versione a 7 posti, distribuiti su 3 file di sedili. Le sospensioni sono state riviste, il design è rinnovato e reso più aerodinamico. Il motore è a benzina, un 1,5 litri turbo in due versioni di potenza, 173 e 193 cavalli, da scegliere con cambio automatico CVT o manuale a 6 rapporti. Alla fine dell'anno verrà presentata anche la versione ibrida, commercializzata dalla primavera 2019. Sarà l'inizio di un percorso green che porterà la Honda ad avere nel 2025 i 2/3 del listino ibrido o elettrico. Molti i livelli di personalizzazione, che ampliano la forbice dei prezzi da 28.900 a 43.200 euro. Porte aperte il 20 e 21 ottobre, quasi una formalità per il pubblico degli affezionati hondisti. Per tutti gli altri, non fatevi frenare dai consumi non proprio ridotti, dal finto legno su cruscotto e portiere, dalle prestazioni non al fulmicotone. È la CR-V, puro made in Japan, niente meno che questo. Come una star, la nuova Fiat 500X ha debuttato al Museo del Cinema di Torino, nella Mole Antonelliana, monumento distintivo della città, patria della Fiat. La crossover più venduta della sua categoria in Italia è stata completamente rivoluzionata e oggi è una vettura dalla quale sono stati eliminati tutti i peccati di gioventù, sulla quale sono stati trapiantati sensori, software, tecnologie che finora erano patrimonio delle vetture più costose ed esclusive. È un'auto importante, il primo lancio dell'era dopo Sergio Marchionne,
ma è una Fiat proprio come l'avrebbe voluta lui, pragmatica e avveniristica. La gamma è totalmente rinnovata e si compone di 2 carrozzerie e 3 livelli di allestimento, Urban, City Cross e Cross. Si riconoscono dal design dei paraurti anteriori e posteriori della versione Urban o dagli skid plates di protezione delle versioni Cross e City Cross, un look che ne rafforza la personalità. Oggi FCA lancia una nuova rivoluzione tecnologica nel mondo dei motori, un nuovo salto in avanti, lo fa con l'introduzione della nuova famiglia di motori Firefly. Firefly, tradotto dall'inglese, significa lucciola, ovvero la fonte di energia più compatta e più pulita disponibile in natura. A questo principio ci siamo ispirati per lo sviluppo di questi motori. 500X adotta il Firefly Turbo 1.0, il Firefly Turbo 1.3, sono due motori che si caratterizzano per la prontezza di risposta, per l'accelerazione, il 150 cavalli 4 cilindri anche per il piacere e il divertimento di guida, grande morbidezza e anche grande silenziosità. Lo stile diventa più attuale, ancora più legato all'iconica 500 a tre porte. I nuovi fari full LED, realizzati in collaborazione con la Magneti Marelli, sono la firma luminosa e riconoscibile del nuovo modello e squarciano le tenebre più scure. LED anche per le luci posteriori che al centro sfoggiano il metallo colore carrozzeria come la 500. Compatta fuori, confortevole nell'abitacolo. Un salotto in chiaro stile Made in Italy, che si può scegliere combinando tipologie di tessuto, pelle, finiture e colori. Il quadro strumenti ha grafiche più belle e facili da interpretare e il nuovo volante sagomato. Cresce la connettività con l'adozione dell'ultimo Uconnect TM, con schermo a sfioro e ad alta risoluzione da 7 pollici. L'interfaccia Bluetooth con viva voce, lo streaming audio, il lettore di SMS e il riconoscimento vocale. Le porte AUX e USB con l'integrazione di iPod, i comandi al volante, il sistema di navigazione TomTom 3D. Ma è la sicurezza che fa un incredibile salto in avanti. Sensori che assistono il conducente durante i cambi di corsia e quando viene sorpassato o sorpassa. Dispositivi per mantenere la distanza dal veicolo che precede, i limiti di velocità e frenata automatica. La nuova 500X è la prima Fiat ad adottare i motori Firefly Turbo messi a punto con oltre 5 milioni di chilometri percorsi in tutto il mondo, che tagliano i consumi di carburante del 20%. Il 1000 3 cilindri eroga 120 cavalli e 190 Nm di coppia e il 1000 3 a 4 cilindri 150 cavalli e 270 Nm. Se ci fosse un Oscar per le automobili, nuova 500X sarebbe tra le finaliste. È stata davvero una puntata ricca, estremamente interessante, ma purtroppo, amici, finisce qui. Non c'è problema, voi ormai lo saprete a memoria, ma io ve lo ripeto, ci sono mille modi per rimanere in contatto con noi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Ad esempio, attraverso il sito internet www.safe-drive.it, attraverso le nostre pagine social di Facebook, Twitter o Instagram, con il canale YouTube Safe Drive Channel, dove potrete rivedere tutte le puntate andate in onda sino ad oggi, e anche attraverso l'email. Quindi servizio di posta elettronica con info@safe-drive.it. La nostra redazione è pronta a rispondere a tutti i vostri quesiti. Direi che per quest'oggi è tutto. Noi, mi raccomando, ci rivediamo con Safe Drive tra 7 giorni esatti. Stesso canale, stessa ora. Ciao!